Ciao a tutti ragazzi, siamo a New York al World Trade Center dove è appena terminato l'evento di presentazione annuale che Acer ha tenuto per presentare la sua nuova lineup. Location veramente fantastica, abbiamo avuto modo di fare quattro chiacchiere con Massimo D'Angelo, vicepresidente dell'area EMEA di Acer, l'area più importante per l'azienda, e questo è quello che ci siamo detti. È stata appena presentata la nuova lineup Acer, che in effetti ho visto pronta a diversificare puntando anche su dispositivi tipo il nuovo dispositivo per il nuovo computer da bicicletta che integra anche una telecamera. Sì, assolutamente, questi sono device estremamente interessanti, sono frutti anche di un'acquisizione ma della divisione Build Your Own Cloud, quindi quella che oggi noi chiamiamo nuovi business, new businesses, che appunto si rivolge all'internet delle cose, ma che non è solamente prodotto ma è anche soluzioni. E penso che questo oggetto presentato oggi è estremamente interessante, non solo perché integra appunto la telecamera, ma anche perché si va a interfacciare con altri tipi di device, magari il controllo cardiaco o magari il controllo di velocità, che poi ti permettono di programmare e far partire la telecamera solamente in alcuni frangenti e quindi di riprendere solamente alcuni contesti che sono di tuo interesse. Il futuro quindi, l'internet delle cose e il private cloud? Internet ha sicuramente cambiato moltissimo, anche altri oggetti si possono connettere e che in un qualche modo poi debbono anche essere coordinati o si possono anche utilizzare. Questo è un passo da venire veramente, veramente velocemente. Quindi diciamo che il futuro è diversi dispositivi che dialogano tra loro. Esatto, tra cui ci sono anche i PC, però, quindi cioè, i PC non sono un animale in via di estinzione, assolutamente no, ma ci sarà invece un'esplosione probabilmente di tanti altri prodotti che andranno sempre di più a connettersi. Qualcuno banalmente parlava degli elettrodomestici che saranno connessi, o qualcuno già oggi assolutamente con la domotica, mentre sei comodamente in ufficio oppure in vacanza, controlli non so, il riscaldamento, il condizionamento di casa. Parlando di PC, Acer in effetti fa uno dei suoi pilastri portanti è la produzione e la vendita di computer mainstream. Mm-hmm. Da un anno siete nel settore dei gaming PC, un settore che per quel che mi riguarda avete conquistato pienamente. Qual è la risposta degli utenti e quanto sta crescendo? Sta crescendo tantissimo, ci stanno tantissime soddisfazioni, abbiamo anche fatto un atteggiamento di introduzione nei paesi, paese per paese, cercando anche di dare i giusti servizi e quindi anche di aggiornare anche tutti quelli che sono gli elementi di assistenza tecnica al nostro interno, perché ovviamente questi tipi di clienti sono clienti che non rinunciano a nulla, vogliono il massimo dal prodotto, ma vogliono anche il massimo in tutto quello che è a contorno del prodotto stesso. Diciamo, sono tante soddisfazioni. State anche vedendo però che ormai da un po' di tempo ci stiamo anche spingendo su prodotti di fascia più elevata, prodotti sempre ultrasottili, quindi prodotti che abbiano anche dei connotati, delle caratteristiche che non siano più solamente la performance, dove invece l'apice è mostrato dal predator, dal gaming, ma nella fascia diciamo di prodotti più classici la performance oggi è raggiunta già da moltissimi prodotti, quindi per andare su un prodotto di fascia un pochettino più alta bisogna lavorare anche su aspetti di ergonomia, di estetica, di sottigliezza, di leggerezza del prodotto, soprattutto l'aspetto estetico, che è uno degli aspetti anche più complessi, perché non è solamente un fatto visivo, è anche un fatto tattile, è anche un fatto di un prodotto che debba piacere poi su scala mondiale, che anche questo non è un elemento facile. Parlando invece di Chromebook e 2-in-1, avete presentato due soluzioni interessanti, anche se in effetti in Italia, a differenza di quanto è successo negli Stati Uniti, soprattutto in campo educational, il Chromebook non è molto diffuso. Secondo lei perché? L'utente italiano non ha nulla a che vedere con il mancato successo di Chromebook in Italia, è un fatto di contenuti. Chromebook, specificatamente nel mondo educational, ha avuto un grossissimo successo in America ma anche nei paesi anglosassoni. Chiaro. Perché c'è la disponibilità di contenuti educational
in lingua inglese. Se non vengono sviluppati i contenuti in lingua italiana, la vedo difficile che un professore possa utilizzare un Chromebook per poter fare la sua lezione in classe. Sì, quindi è un punto prevalentemente di contenuti, e tant'è vero che non è un fatto solo italiano, praticamente in tutta la vecchia Europa, dalla Germania alla Francia alla Spagna, quindi all'Italia, quindi i paesi di lingua non anglosassone, c'è questo limite, che io però penso verrà superato a breve. L'ultima domanda e poi la libero. L'area EMEA rimane l'area più importante per Acer? Sì, oscilliamo tra il 40 e il 35% del fatturato globale. Se non ricordo male, l'anno scorso è stato il 38%, però potrei sbagliarmi. Siamo sicuramente una delle regioni più importanti e siamo anche una delle regioni più complesse, perché poi l'area EMEA la chiamiamo regione, ma è un insieme di tanti diversi paesi. Sì, sono dei livelli di penetrazione, a volte con delle grandi differenze, distinzioni all'interno dello stesso paese, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, conosciamo tutti l'Europa, no? Perfetto, la ringrazio. Prego.